Amici, buongiorno e benvenuti sul canale 9000 giri elaborazioni. Oggi volevo rispondere ad alcune domande, una domanda in particolare che spesso ci chiedono alcuni nostri clienti che vogliono sapere più o meno quelli che sono i controlli da fare, la manutenzione da fare sia ordinaria che straordinaria, soprattutto prima di andare in vacanza. Un periodo come questo, ci stiamo avvicinando alle vacanze, le temperature salgono e magari la macchina non è stata, diciamo, tagliandata o seguita nello specifico in maniera del tutto corretta. Quindi spesso riceviamo questo tipo di richieste, ci chiedono dei consigli che noi vogliamo trasferirvi. Non sono delle cose particolarmente, come dire, non sono dei segreti di Stato, ma sono delle cose che vanno comunque tenuti in debita considerazione, perché la normale manutenzione della macchina è una questione di sicurezza vostra e degli altri utenti della strada, al di là di un discorso di sicurezza intrinseca. E poi ovviamente le rotture meccaniche, spesso e volentieri, avendo un'officina e lavorando appunto non solo su lavorazioni ma anche sulla normale manutenzione, la scarsa manutenzione è proprio la fonte primaria di rotture problematiche e ovviamente spese economiche a volte non poco conto. Quindi quello che noi consigliamo, soprattutto appunto prima di andare in vacanza e a maggior ragione prima di andare in vacanza nel periodo estivo, perché chiaramente la temperatura dell'aria, che a volte sulla strada arriva anche a 50 gradi, può creare dei problemi molto superiori rispetto all'utilizzo di una macchina in primavera piuttosto che in inverno. Cioè in inverno uno deve stare attento per dire altre cose, ma se le temperature esterne sono molto elevate il motore comunque ne soffre, questo è pacifico. Quello che noi consigliamo è, la prima cosa da fare, la verifica di tutti i liquidi, quindi la verifica dell'olio motore, la verifica del livello dell'acqua del radiatore, il livello dei freni, cioè del liquido dei freni, servosterzo e ovviamente come ultimo il lavavetri, che è altrettanto importante, soprattutto quando uno viaggia verso sera e riempie il parabrezza di moscerini. In tutti questi ambiti non è solo il controllo del livello, ma è anche la sostituzione, cioè se uno l'olio motore l'ha sostituito 3 anni fa e anche ha fatto 5.000 km, va comunque sostituito, perché non è determinante il periodo di tempo, cioè è determinante il periodo di tempo, ma è altrettanto determinante il chilometraggio, quindi il mix fra chilometri percorsi e periodo di tempo sono due segnali che necessitano la sostituzione dell'olio motore. Olio motore che, ricordiamo, soprattutto sulle macchine di ultima generazione, tenere sempre ben presente la gradazione e il tipo di olio indicato dalla casa. Poi può cambiare la marca, questo è un dettaglio secondario. L'importante è che se sulle specifiche motore c'è specificato un 5V30, full sintetico ovviamente, questo deve essere mantenuto. Che poi sia un Castrol, un Bardal, un Pachelo, un quello che volete, non è quello che cambia la differenza. E poi le sottospecifiche che sono appunto relative a determinati tipi di motori, determinati tipi di additivi, ad esempio sono specifiche precise per i motori Sintra e Peugeot, sono motori specifiche adatte per i motori Audi Volkswagen e altrettanto per i motori ad esempio BMW. Quindi controllate sempre le specifiche e richiedete sempre un tipo di olio che vada bene per quel tipo di motore. Non andate a fare le cose un tanto al chilometro, oli generici, perché sicuramente create dei grossi danni. Stesso dicasi per l'acqua del radiatore, che anche in questo caso tanti considerano eterna, cosa che non è, perché anche l'acqua del radiatore dopo un determinato numero di anni noi consigliamo di svuotare tutto il circuito andandola a pulire dalle incrostazioni. Se la macchina ha fatto un determinato chilometraggio ovviamente va controllato ovviamente la cinghia di distribuzione o la catena di distribuzione, e buona norma è quella di cambiare la pompa dell'acqua. Comunque se è stata cambiata recentemente la cinghia di distribuzione e non è stata cambiata la pompa dell'acqua,
consigliamo di cambiare la pompa dell'acqua e di mettere un fluido nuovo. Adesso esistono dei fluidi di raffreddamento che abbassano le temperature, quindi anche in questo caso, quando noi andiamo a fare una determinata manutenzione, cerchiamo di mettere un componente che abbia delle caratteristiche in più o migliori rispetto a quello che si trova dal normale autoricambista. Olio dei freni anche in questo caso va cambiato a scadenze molto precise. L'olio dei freni, ricordiamo, è igroscopico, quindi tende a assorbire una parte dell'umidità che è presente nell'aria, anche se il circuito comunque è sigillato, ma comunque è igroscopico e prende dell'umidità, e quindi va cambiato teoricamente dai 2 ai 3 anni, quindi anche in questo caso fate le debite considerazioni. Stesso dicasi per quanto riguarda le tubazioni dei freni, che anche in questo caso hanno un ciclo di vita e anche in questo caso andrebbero cambiate ogni 5 anni, ricordiamo che sono in gomma. In questo caso, quando vanno cambiate, noi possiamo proporre la sostituzione con tubazioni in maglia metallica che durano molto di più rispetto a quelle appunto in gomma. L'olio del servosterzo non ci sono particolari accortezze, va solo controllato il livello. L'importante è verificare che non sia sotto il minimo, quindi in questo caso vuol dire che sono delle perdite nel circuito che presumibilmente sono in qualche tubazione o addirittura nella scatola guida. Quindi controllare il livello dell'idroguida sicuramente è un segnale, al di là del rabboccarlo o di cambiare il liquido, ma è anche un segnale dello stato di salute della scatola sterzo. Il lavavetri ve l'ho detto, e quindi come liquidi altri non ce ne sono. Cosa fondamentale che tanti purtroppo dimenticano sono i pneumatici, quindi ricordiamo che le pressioni dei pneumatici, anche quelle mi raccomando indicate in maniera precisa sul libretto di uso e manutenzione. Ogni macchina ovviamente ha i suoi, in funzione della dimensione del pneumatico, necessita di determinate pressioni. La pressione deve sempre essere rilevata a freddo, quindi non fate mai la stupidata di fermarvi in autostrada mentre fate benzina e misurate la pressione dei pneumatici, perché sicuramente sarà molto più alta dovuta al rotolamento che crea attrito, e l'attrito ovviamente aumenta la quantità di aria all'interno del pneumatico. Quindi non fate mai la stupidata di controllare la pressione dei pneumatici in autostrada, perché fate esattamente il contrario, perché poi andate a scaricare della pressione, quando la macchina poi è fredda sarà sotto pressione di qualche decimo di bar. Quindi sicuramente quello. Poi controllate lo spessore del battistrada, che sappiamo che per legge non può scendere sotto il millimetro e 6, il millimetro e 6. Di solito consigliamo di non andare sotto i 3, nel senso che già un millimetro e 6, finché la strada è asciutta e rettilinea, problemi non ce ne sono. Se comincia a venire giù un acquazzone, con un millimetro e 6 siamo già a rischio. Quindi arrivare col battistrada ai limiti è veramente pericoloso per voi e per gli altri, soprattutto quando controllate la pressione. Mi raccomando, controllate anche la pressione della ruotina di scorta, perché nel caso in cui dobbiate usarlo, è una di quelle cose che non si controlla mai. Andate a mettere la ruota di scorta, questa qua è sgonfia, già uno deve andare a 80 all'ora per logica, ma se in più è anche sgonfia è veramente peggio che andare di notte. Altro ambito dove andare a fare i controlli sono i freni. Ricordiamo che i freni sono fondamentali e l'efficienza dell'impianto frenante è uno degli aspetti chiave, così come lo sono appunto i pneumatici piuttosto che gli ammortizzatori. Quindi spessore delle pastiglie con una lampadina, o venite da noi, ve lo facciamo gratuitamente, vi controlliamo lo spessore delle pastiglie e lo spessore dei dischi. La cosa fonda, quello lo potete verificare anche voi, perché è molto facile: con un dito andate a toccare il bordo esterno del disco, se ha un gradino, cioè se è scalinato come si suol dire, se ha un gradino appena appena accentuato, vuol dire che si sta cominciando a consumare e in un cambio successivo di pastiglie andrà cambiato. Se questo gradino è molto accentuato, vuol dire che si è mangiato, per questione di attrito, una questione logica normale, si è mangiato una parte di materiale, e quindi è arrivato il momento di sostituirlo. Quindi anche i dischi non possono scendere sotto un determinato spessore. Quindi mi raccomando, fateli controllare da delle agenti competenti e non dal primo che capita.
Altra cosa da verificare sono le luci, adesso sono tante macchine che hanno le spie, la spia interna che vi indica se c'è una luce che non funziona, però non tutte le macchine hanno questo sistema, o magari alcune macchine hanno un sistema solo su abbaglianti e anabbaglianti, magari non le posizionano, quindi anche in questo caso andrebbero controllate, le luci devono essere in piena efficienza. Anche in questo caso ricordatevi che determinati sistemi, tipo facciamo un caso lo Xeno, sistema del quale molte macchine sono dotate, nonostante che si accendano, nonostante che voi vediate che le lampadine si accendono e funzionano, hanno un ciclo di vita, cioè hanno un determinato numero di accensioni che solitamente sono dai 5.000 in su. Quindi se voi avete una macchina con un impianto allo Xeno che ha fatto molti chilometri, quindi si suppone che abbia fatto molte accensioni di spegnimento e accensione, vuol dire che quella lampadina ha perso gradualmente buona parte della sua efficienza. È una perdita graduale, minima, ma nel momento in cui voi andate a cambiare la coppia di lampadine, in quel momento vedete la differenza abissale rispetto a prima. Quindi anche questo è un aspetto che tanti sottovalutano, ma che va fatto controllare da gente competente. Altra cosa che suggeriamo, ovviamente per questioni di comfort, è controllare il livello del condizionatore, quindi controllare la carica del condizionatore, perché come dicevo prima, in estate, soprattutto per quello che sono le temperature che prospettano per quest'estate, avere un condizionatore che non è più efficiente è un grosso problema, anche proprio di comfort interno e di piacere di guida. Anche quello è una questione di sicurezza, quindi ci sono dei sistemi dove con un controllo sulla temperatura che viene che fuoriesce dalle bocchette si riesce a capire se la carica del freone, che anche in questo caso non è eterna, ci sono tantissime persone che mi dicono: ma io guarda, il condizionatore sono 10 anni che non lo carico. La cosa più sbagliata del mondo: ogni impianto di condizionamento, nonostante che sia circuito chiuso, ogni anno fisiologicamente perde circa dal 10 al 12% di carica. Questo proprio è fisiologico, no? Perché si è rotto un tubo piuttosto che il radiatore, piuttosto che il compressore o il condensatore. È proprio fisiologico. Quindi fate un controllo, un aumento locale su quanti anni alla vostra macchina, arrivate abbastanza facilmente a capire quanta perdita di efficienza ha il vostro condizionatore, e in questo caso possiamo intervenire ovviamente con la carica e il gas adatto, perché anche in questo caso ci sono, a seconda dei condizionatori, tipologie di gas diverse. Abbiamo anche gas per macchine molto datate, che ovviamente sono gas diversi da quelli di ultima generazione. Altra cosa fondamentale è il check della batteria, perché anche in questo caso dice: ma la batteria funziona perfettamente. Poi mi arriva qua il cliente e dice: guarda, ieri sono andato, l'ho cambiata 2 anni fa, sono andato in box, ho cercato di accendere la macchina è completamente morta. Quindi anche in questo caso c'è un sistema che misura la carica della batteria. Anche in questo caso le batterie non hanno una scadenza precisa, ci sono batterie che possono anche morire o avere dei problemi dopo 2 anni. Non c'è una regola precisa come su altre cose. È buona norma far controllare il funzionamento. Tante volte si rompe un elemento interno, la macchina parte, ma magari parte con un pochino più di difficoltà. Se l'efficienza della batteria non garantisce più il 100% di carica, suggeriamo di cambiarla, perché quella batteria inevitabilmente andrà a morire, e nel momento in cui muore, muore sempre nel momento sbagliato, sempre nel posto più sbagliato, sempre di notte o il 25 di dicembre, come spesso è capitato. Altra cosa che suggeriamo è un controllo sugli ammortizzatori, quindi anche gli ammortizzatori, come tutte le componenti che ho elencato prima, sono componenti che hanno un ciclo di vita, non sono eterni, mentre la molla è eterna o più o meno eterna, perché è una spira di metallo. L'ammortizzatore è un componente meccanico idraulico, quindi come tutti i componenti meccanici o idraulici, hanno un ciclo di vita che è in funzione del tipo di strada, di come è stata utilizzata la macchina, di tante variabili, delle temperature e quant'altro. Quindi un ammortizzatore normalmente, ma anche questo è un discorso empirico,
normalmente dura, diciamo, andrebbe controllato in maniera approfondita sugli 70-80 mila chilometri, e già ammortizzatori che hanno fatto più di 100 mila chilometri hanno perso una parte dell'efficienza. Quindi noi abbiamo un sistema, un macchinario che controlla l'efficienza dell'ammortizzatore. L'ammortizzatore, ricordiamo, è un elemento che va a contrastare la forza della molla, uguale contrario alla molla. In questo caso tiene la macchina in strada, perché la macchina può tranquillamente, da un punto di vista statico, poggiare sulle molle. Il problema è che se uno non mette gli ammortizzatori, fa prima andare in giro con un materasso, con una rete del letto sulla quale appoggia il materasso, e ottiene lo stesso risultato. Quindi l'ammortizzatore deve essere pienamente efficiente per contrastare la forza della molla, quindi in chili deve essere uguale e contraria alla forza della molla. In questo caso la macchina sarà una macchina in completa sicurezza. Spesso i nostri clienti, ovviamente noi siamo conosciuti per fare modifiche meccaniche, quindi utilizzano la macchina anche in maniera sportiva. Ricordiamo che non è necessario avere sempre esclusivamente un'indicazione su quello che è la potenza, ma ci sono macchine che hanno potenza, anche se vogliamo un pochino più limitate, ma se sono ben frenate, ben assettate, sono macchine che danno delle grosse soddisfazioni e che danno magari che vanno meglio di altre macchine che hanno più cavalli sulla carta, ma che sono state mantenute in maniera meno precisa e quindi sono meno sicure, danno meno la capacità di utilizzarla in maniera sportiva, e quindi è meglio avere una macchina con meno cavalli ma molto più efficiente da un punto di vista dinamico. Questo è un concetto che, se vogliamo, semplice ma fondamentale. Direi che anche in questo caso speriamo di aver risposto a tutte le quesiti che spesso riceviamo. Quindi noi facciamo anche normale manutenzione, tutto quello che vi ho elencato adesso è grosso modo normale manutenzione. In alcuni casi utilizziamo, laddove è possibile, dei componenti migliori qualitativamente o un pochino più sportivi, vedi il filtro dell'aria, lo mettiamo in sportivo, le tubazioni dei freni, l'olio particolare, la candela al platino. Cioè, quando andiamo a fare della normale manutenzione, laddove è possibile andiamo a utilizzare un componente più performante. La differenza di prezzo è solitamente abbastanza relativa, ma più i componenti sono di buona qualità e più chiaramente l'efficienza generale del mezzo ne risente positivamente. Io direi che con questo è tutto. Per qualunque informazione, come dico sempre, ci potete contattare in sede allo 02 73 83 175, consultate il sito www.9000giri.it, consultate la pagina Facebook e soprattutto cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima, grazie.